Buongiorno, sono Giuseppe Giglio Chef, benvenuti al mio canale. Oggi prepareremo una ricetta semplice appartenente alla tradizione partenopea. Si chiamano rigatoni allo scarpariello. Normalmente si usano spaghetti, rigatoni, linguine, quello che si vuole. In questo caso io utilizzerò rigatoni allo scarpariello. Perché scarpariello? Scarpariello era a Napoli quello che aggiustava le scarpe e a volte, per essere pagato dei suoi servigi, a volte invece che denaro gli si dava alcune cose come pecorino o come parmigiano o come pomodoro. E da qui nasce questa ricetta che andremo a vedere insieme. Seguitemi. Iniziamo a tagliare i nostri pomodorini. Come vedete uso un coltello normalissimo perché purtroppo il pomodoro è acido, non voglio usare coltelli costosi perché potrebbero rovinare un po' la lama. Mettiamo tutto dentro e procediamo adesso a tagliare l'aglio e il peperoncino. L'aglio, semplicemente per tagliarlo, lo schiaccio, per pulirlo, lo schiaccio e faccio in modo che praticamente una volta sgusciato rimanga spaccato perché deve rilasciare più sapore. Poi utilizzeremo una tecnica di cottura. Poi dopo, chiaramente, peperoncino secondo il proprio gusto, a me piace abbastanza piccante. Olio d'oliva in padella, abbastanza, non bisogna lesinare. Ora vi faccio vedere cosa faccio. Mi metto in diagonale, faccio in modo che si crei una pozzetta dove cuocio l'aglio. Intanto l'acqua bolle, butto il sale. Adesso lasciamo soffriggere e aggiungo, una volta che sta soffriggendo, il peperoncino. Vedete? Così. Ecco, qua sta sprigionando un profumo che dovreste sentire, incredibile. Adesso è arrivato il momento di aggiungere i nostri pomodori. Vedete? Così, voilà. Mettiamo dentro, mescoliamo un poco. Adesso gli dobbiamo dare chiaramente il sale. Lo vado a mettere sopra, così. Attenzione con il sale, non esageriamo. Poi, ora è il momento di mettere anche la pasta. Perché? Perché il pomodorino deve cuocere lo stesso tempo di cottura della pasta. Così siamo sicuri che è ben cotto. E poi quando scoleremo direttamente dalla pentola, la tireremo fuori perché vogliamo utilizzare un po' di acqua di cottura, che ora vedremo anche in base alle necessità della cozione. Intanto gli metto la prima parte di basilico, che è quello che voglio che insaporisca il nostro pomodoro, quindi che va un po' in cottura, ecco, così, vedete? Continuiamo sempre mescolando bene, così. Naturalmente come pomodorino l'ideale sarebbe il piennolo del Vesuvio, che è quello che usava lo scarpariello, però anche dei pachino o dei datterini vanno bene lo stesso, l'importante è che siano dolci, buoni. Guardate che bello, vedete come sta soffriggendo. Adesso vedete, io gli aggiungo acqua di cottura e non mi preoccupo per quale ragione, perché un po' di acqua dovrà rimanere, perché questa mischiata al nostro pecorino e al nostro parmigiano farà sì che poi creerà la cremina. Tiro via l'aglio, tanto adesso non serve, ha già rilasciato i suoi sapori. Vedete, continuo a mettere acqua di cottura, non vi preoccupate perché tanto poi si addenserà e formerà la cremina. Vedete? Usiamo l'acqua di cottura perché giustamente è già salata, quindi non va ad alterare il pH. Vedete? Vedete quanto liquido rimane? Questo si addenserà tutto, sarà una crema stupenda. Adesso è arrivato il momento di scolare la pasta. Spengo la pasta, l'appoggio qua vicino e come vi dicevo, invece di scolarne una scolapasta, la metto direttamente dalla pentola perché potrebbe addirittura rendersi necessario prendere un po' di acqua di cottura ancora per fare la mantecatura. Io credo che è sufficiente, però se nel caso mi serve ce l'ho qua. Mischiamo bene, così, perfetto. Mettiamo la prima parte, che è quella lì del parmigiano, così, bene. Guardate già come si sta addensando il liquido. Intanto spegniamo il fuoco, perché tanto noi non vogliamo che il formaggio inizi a filare, deve fare una cremina, deve mantecare. Intanto mi sono preparato anche il pecorino vicino, mescolo bene queste, faccio in modo che si integri bene. Adesso metto anche il pecorino e voilà, diciamo stiamo arrivando alla fine della nostra ricetta. Guardate che densità che ha preso la nostra acqua di cottura. Si direi che non c'è bisogno di aggiungerne altra, è perfetta. Concludo adesso con un basilico fresco. La ricetta è pronta.
la ricetta è fatta. Adesso dovremo fare la prova dell'assaggio, vedere se sono buoni. Io credo proprio di sì, perché si è creata proprio una cremina, vedete? Una cremina tra formaggio e l'acqua di cottura. Vediamo come sono. Buonissimi, non potete immaginare. Sono anche cotti giusti al dente. Si sente la freschezza del pomodorino fresco, unito al piccantino del peperoncino con il pecorino. E poi la dolcezza e l'amalgamatura del parmigiano, che tutto intorno insomma va a legare tutto. Benissimo. Se vi è piaciuta questa ricetta, se vi è piaciuta questa ricetta, provate a farla anche voi e soprattutto scrivetemi come vi è venuta. Però vi prego di postare un like su questo video e anche, chi non l'ha ancora fatto, iscriversi al mio canale YouTube, Facebook e naturalmente anche Instagram, Giuseppe Giglio Chef. Arrivederci da Svidania, hasta luego, dos obacenia.